questa mattina qui a Villa Betti, dove le fiamme hanno danneggiato il tetto di un'abitazione privata. Fiamme, fumo e tanta paura questa mattina a Villa Betti per un incendio che ha danneggiato il tetto in legno di una casa. Il fuoco è divampato dalla canna fumaria attorno alle 11.30, poi attecchito sulla casa, bruciando sia la copertura in legno che i rivestimenti. La famiglia proprietaria dell'abitazione, mamma e papà con due figli e la nonna, al momento dell'incendio era all'interno ed è stata fatta evacuare. Nessuno è rimasto intossicato, ma i danni alla casa appaiono ingenti perché il fuoco ha interessato, oltre al tetto, anche i solai sottostanti. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per oltre due ore assieme a carabinieri e polizia locale, intervenuta per dirigere il traffico. Una delle prime ad essersi accorta dell'incendio, oltre ai proprietari, è stata la vicina di casa. Abbiamo avuto tanta paura, ci ha raccontato la donna. Ho visto arrivare il fumo fino a casa mia. Non riuscivo a capire cosa fosse. Siamo molto dispiaciuti per i nostri vicini.